po' di esperienza che uno si porta dentro. Se uno invece impara a sviluppare delle capacità di analisi, di sintesi, che poi può applicare in qualsiasi settore. Ma cosa ne fai? Questo, cioè, appunto, sicuramente lo studio della matematica, del latino, di per sé non è orientato ad apprendere quelle nozioni. Poi possiamo parlare delle modalità. Secondo me è un'opinione. Io invece l'ho trovato molto formativo nella mia esperienza, mi ha aiutato molto a sviluppare delle capacità di analisi. Forse di base la grammatica, ma la sintassi è altra cosa, secondo me. Sì, ma quello è uno strumento per affrontare poi la traduzione. Scusate un attimo, poi magari è chiaro che queste poi possono andare a scusate, proviamo a riuscire. Proviamo a negoziare. Scusa, volevo dare un altro stimolo di riflessione. Poi questo no, più o meno d'accordo con quello che dici tu, no? Però il problema della scuola è anche un altro, che noi comunque dobbiamo rilasciare dei titoli di studio con valore legale, cioè il valore legale di certi titoli di studio è lo stesso di 50 anni fa, 60 anni fa, cioè il geometra 50 anni fa ha fatto l'Italia, oggi la scuola dei geometri rilascia delle persone che hanno, no? Magari dei problemi, eccetera, eccetera. Però alla fine il valore legale di quel titolo resta. Anche su questo, secondo me, bisogna riflettere. Non so se mi sono spiegato. Non è chiaro? Sì, sì, no, è chiaro. E quello, secondo me, è uno dei programmi della didattica. Ragazzi, sono delle gabbie, vanno proprio scassate. Ma tu dai un valore del diploma di maturità, cioè che si chiama esame di Stato, cioè ti dà l'accesso a determinati lavori, per esempio, nelle strutture pubbliche. Famoso sesto livello, no? Allora, io sono d'accordo con lui sulla riflessione dei contenuti, dei metodi, eccetera, però resta questo problema che io non so come sanare, che tu devi certificare che quella persona è in grado di occuparsi di determinate cose. Autocitta, assumi le tue responsabilità, io con i miei studenti. Però non è facile. Forse è chiaro questo discorso. Una persona che si autocertifica. E questo è. Cioè bisogna anche stare un po' con i piedi per terra. Questo mi può. Come si esce da questo esperienza teatrale? Lo studente e l'insegnante che autocertifica il fatto che quindi è in grado, poi chiaro, se tu devi fare una casa, devi lasciare la responsabilità di un insegnante, è l'altro tipo di questione. Anche tra gli insegnanti non è che siano solo persone competenti. Perché infatti si tende spesso a parlare quando si parla di scuola, di licei, però più della metà delle scuole superiori danno titoli come perito, geometra, ragioniere, oppure cuoco, cioè danno titoli specifici che ti danno accesso immediato a delle professioni, a delle attività, quindi tu lo devi certificare. Allora tu fai geometri e tu la topografia la devi sapere, oppure devi avere gli strumenti per affrontare in futuro quando ti serve un problema topografico, per dire, però io non posso darti il titolo se tu non hai questa competenza, sia pure intesa in senso molto lato. Quindi ecco, questo no, mi fa scontrare un po' con le riflessioni tue che condivido, cioè la realtà, l'oggettività di questo problema del valore legale del titolo di studio, secondo me si tende un po' a mettere da parte come se fosse un utile appendice. Insomma, però per arrivare un po' al punto e ritornare un po' nella traccia che vi sto proponendo, insomma, sull'idea di performing media, no? Che coniuga con questi due ambiti: uno, la nostra naturalezza, la nostra fisicità, performing, il nostro corpo, la nostra coscienza, e tutte le nostre estensioni, la tecnologia è un'estensione, alfabeto, microfono, penna, mouse, reti, sono nostre estensioni, no, Wikipedia, Google è un'estensione come un'estensione, la nostra biblioteca personale che ci sta alle spalle quando scriviamo, o le biblioteche, tutte le enciclopedie che troviamo nelle biblioteche. La biblioteca è una tecnologia, come una tecnologia, l'algoritmo di Google. Cambiano i secoli, cambia il concetto di tecnologia. Quando hai inventato la parola libro, quando hai inventato il libro, più Manuzio che Gutenberg ha inventato l'hardware, e Manuzio che ha inventato il software libro, creando strutture distributive del libro all'interno della lobby dei precettori nel Rinascimento. È Manuzio il vero inventore del libro, non Gutenberg, che è morto fallito perché i suoi libri pesavano troppo e si ricompravano in troppo pochi, mentre Manuzio con i piccoli libri portatili li metteva sui carri e le lobby dei precettori da Venezia a Roma comprava i libri di Manuzio, e non era solo un venditore, ha inventato un format, chiuse tutte le parentesi,
per rendersi conto del rapporto di tecnologia, comunicazione, filiera distributiva, sono tutti concetti che vanno interrelati. Interoperabilità, tornando al discorso dell'apprendimento e dell'insegnamento e delle forme dei contenuti e della suddivisione per materie in una mente che non è divisa a cassetti. Il fatto che una mattinata ci debba essere un'ora di storia, un'ora di geografia, un'ora di lettere, un'ora di latino, un'ora di materie, è un problema, perché deframmenta la mia mente, mentre sarebbe interessante avere un docente capace di invitare degli esperti e all'interno di una narrazione che dura magari 3 mesi, parlando di Europa, dentro dell'Europa parli di Gutenberg, parli delle geografie, parli di come dentro le geografie ci sono le storie, no? Quanto sarebbe importante reinventare la capacità di insegnare sul principio maieutico, trasferire energia e fare in modo che, e qui arriva al punto che mi interessa e si riferisce a quell'articolo che sta circolando perché è bellissimo, di come noi possediamo all'interno delle potenzialità che il sistema dell'insegnamento non rileva. Lo facciamo poi da soli attraverso le esperienze personali, attraverso... Ora, grazie. Ah, bravissima. Attraverso la nostra ricerca personale legata a persone che incontriamo, a letture, infatti è terribile leggere i libri per gli esami. Il dato statistico è che un libro letto per un esame viene dimenticato nell'arco di 10 giorni, cioè proprio viene proprio spazzato via, perché è legato a quasi a delle dinamiche quasi adrenaliniche. Devo leggere per questa cosa secondo degli schemi, no, per soddisfare le domande che sono spesso le stesse, perché un ragazzo sveglio segue gli esami precedenti per capire come si comporta un professore, capisce quali sono i suoi tic cognitivi, li rileva, li acquisisce e lo blandisce e cerca di prendere il voto più alto blandendo i tic cognitivi di un insegnante. Questo è il meccanismo. Questi che ragazzi che leggono i libri in questo modo li dimenticano automaticamente, no? Ok, chiuse tutte le parentesi, arriviamo al punto sui neuroni specchi.